Presentazione in un minuto dell'Alaska, incrociatore americano, l'ultimo che si può sbloccare nel ramo per l'appunto statunitense. Abbiamo 305 come calibro di cannoni principale e armi secondarie con pezzi da 127. Di seguito le modifiche che ha la nostra bellissima, il nostro bellissimo incrociatore americano. Abbiamo questa tipologia di colpi, 68 per quanto riguarda le HE, le AP, di seguito le varie, le varie penetrazioni alle varie distanze. Abbiamo un equipaggio di 1979 membri. Ho impiegato 3000 Golden Eagle per avere un equipaggio totalmente al massimo. Mancano ovviamente le qualifiche perché, essendo povero per quanto riguarda i leoni, non ho potuto farlo, però vi consiglio di farlo perché ovviamente l'equipaggio più è skillato, più resiste, più sopravvive, più sparate. La presentazione è stata fatta, mi raccomando iscrivetevi, mi piace. E nella descrizione trovate link utili per scaricare sia War Thunder che World of Warships. E il listed lo metterò appena lo rilasciano il link, perché stanno aspettando non so cosa. Gameplay, ce l'ho fatta. Ti massacro? Ti massacro? Ti massacro? È mia, questa è mia, ragazzi, questa è mia, devo lasciarla, sto bombardando da un'ora. Devi affondare, devi affondare. Ok, allora, avanti tutta. Avanti tutta. All gunners, hold your fire. Boom. Via con i secondari. L'ho massacrato. Facendo male, sì. Sì, lo stai sentendo? Dai miseria. Troppo in alto, cavolo. Cavolo principali. È duro, eh. Sei duro a morire. Mi serve un po'. Ma quello è un nemico. Questo è un nemico. Che sta a mezzo metro. La
questo, guarda. Ma non è finita, perché noi abbiamo ancora le sorprese. Diciamolo un po' cosa abbiamo. Senti, io te ne lancio 8 da 1000. Te ne lancio in testa. Cioè, io primo. c'è qualche errore. Eccoli, qual è il problema? Il problema si chiama esattamente... C'è da dire una cosa, che mi sono focalizzato esclusivamente sulle navi che avevo davanti e non andava proprio prettamente bene. Adesso io vorrei andare esattamente, se riesco, su quella nave. No, aspetta, aspetta, ce n'è una più facile dietro l'isola. Sì, sei tu il mio bersaglio, baby. Preparati perché ti faccio male. Adesso mi devo incasinare con i tasti. Ma sei serio? Ne ho sganciate due. Ma lo prendono in pieno. L'avrei massacrato se l'avessi. Ma scusami. Ma io stavo premendo il tasto per lanciare le co. Perché non le ha sganciate tutte? Scusa, non ho capito sta cosa. Cose strane però, cose strane. Io il tasto, ragazzi, il tasto Z stavo premendo, non premevo mica il tasto quello là, le freccette. No, non ho capito sta cosa. Mi hanno fatto male, mi hanno fatto particolarmente male. Aspetta, sì. Volevo girarmi, però no, mi sa che non ce la faccio. Andiamo indietro tutta perché non ce la facciamo. Anche questa l'ho sentita, grazie. Devo andare su di lui, ringrazia. Lo so, sto in mezzo, mi devi scusare, ma non è mia volontà stare qui, credimi. I colpi sono miei comunque. Buono. Poi l'abbiamo massacrato. Abbiamo perso molti membri dell'equipaggio. Questa cosa non mi piace. Andiamo con i cannoni secondari. Stiamo bruciando, tra l'altro, miseria. Cannoni principali, colpito. Direttore contro... L'abbiamo legnato, Questa l'ha sentiti, con i cannoni principali l'ha sentiti. Stiamo continuando a colpirlo con i cannoni secondari, che non fanno tantissimo, però almeno lo mettono un po' in difficoltà. Noi siamo sempre al 40%. Danni strutturali possiamo gestirli. Vai così, ascensore, cannone, vai. Vai. Con i principali. Potente così. Stiamo massacrando per la verità, Cannone ausiliario, fumaiolo. Riparazione noi. C'è qualcosa che mi sta sparando da destra, ragazzi. C'è qualcosa che mi spara da destra, perché non è possibile. Così tanto danno, non è possibile.
Non ci voleva questo 10% in meno. Dobbiamo fare più pressione sul nemico. Cannoni principali, fuoco. Dai, per favore. Sì. Assist, dopo che ho fatto tutto, capito? Assist. Assist, mi dà l'assist. Mi dà l'assist. Dobbiamo andare a cappare. Dobbiamo andare a cappare. Non so se ce la faremo mai, non lo so. Poi, ma tu stai proprio fermo là. Io vorrei virare, se qua a sinistra mi posso muovere un attimo da qua. Mica tanto, perché è una nave abbastanza importante da muovere. Quelli sono i miei colpi? Sì. Nulla. Beccato bene o male il nostro alleato. Vanno i colpi, dai, 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 cadete, cadete. Me ne vorrei un attimo andare da qua, se il concetto non fosse chiaro. Ragazzi, ma le sto tirando le legnate. Non è che non le sto tirando, però dobbiamo cappare. Perché non cappiamo? Nessuno cappa, nessuno ha voglia di cappare. Solita storia. Almeno per bloccare i punti, capito? Questo è il problema. Abbiamo dato praticamente troppo equipaggio. Troppo equipaggio. Questo da dove è uscito, no? Questo da dove cavolo è uscito, signori? Colpi totalmente nell'acqua, perché ovviamente senza misurazione, diciamo, il tiro è completamente diverso da quello che uno si potrebbe aspettare. E infatti, eccolo là. Ti dirò, però se lo vado a prendere con tutti i cannoni... ma ci arrivi lontanissimo, cioè... fatto male, sì. Con i cannoni principali non lo so se riesco a... Oh, questo fa... ragazzi. Davanti, eccolo che rompe le scatole. Guardalo, guarda, guarda, guarda. Lui che rompe le scatole. Guarda là, piccolino e fastidioso. Deve calcolare, se non calcola.
fare la misurazione immediata. L'ho colpito però, compartimento distrutto. Ma sono messi male anche loro però, parliamone. E qua me la kill me la devi dare. Questa è mia. Serio? Assist. Niente, la perdiamo perché per il cap, boys. La si perde per il cap. È una cosa da considerare, ragazzi, il cap, perché poi le perdiamo veramente per delle cavolate. Noi abbiamo dato, abbiamo subito delle legnate importanti durante la partita, però le abbiamo anche date. Non è arrivata la kill, perché non è arrivata, no, solo una. Una kill, però poca roba. Guarda questo com'è vicino, che se ti prendo ti apro in due. Guarda qua, guarda. Non c'ho tiro. Che rabbia. Guarda. Ragazzi, se non si cappa si perdono tutte. Si perdono tutte. Puoi fare pure 100 kill e le perdi. Vabbè. Abbiamo ottenuto aiuto a riparare, salvatore di navi, serie di assist per 3. Al netto che il posizionamento delle navi su War Thunder non è che sia proprio 10 e lode, perché comunque sia sono molto abituato da World of Warships, capirete bene, lo dico da sempre. Ciò nonostante, qualche colpo interessante l'abbiamo messo a segno. I cannoni fanno malissimo. La nave è molto resistente. Poi, ovvio, se ti sparano in 10, ok. Però è una nave divertentissima che personalmente a questo punto io proverò a sbloccare anche utilizzando le Golden Eagle il prima possibile, perché il noleggio mi è terminato. Lo ripeto ancora una volta, il noleggio, l'affitto delle unità è riservato unicamente ai creatori di contenuti. Voi non potete affittare le navi così dall'oggi al domani, dovete essere dei creatori di contenuti per avere questa possibilità. Vi danno la nave così da mostrarla nei gameplay. Ragazzi, il video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni. Noi ci vediamo con un prossimo gameplay, una prossima live, un prossimo video con Devi. Ciao.